Buon pomeriggio a tutti dal cappello di Irma. Care amiche e cari amici, in questo video vorrei ricordare Juana Romani. Juana Romani fu una pittrice ed è ricordata tuttora come una delle più famose pittrici dell'epoca della Belle Époque. Juana Romani nacque a Velletri, vicino a Roma, nel 1864 e morì vicino a Parigi nel 1923. Proprio a gennaio si è conclusa una meravigliosa mostra dedicata a lei, alle sue opere d'arte e anche ricordata proprio per la sua vita che fu veramente ricchissima. Non soltanto per lo splendore della sua carriera, ma anche proprio per la sua nobiltà d'animo. Da piccola si trasferì con la sua famiglia a Parigi e lì è cresciuta e si è formata proprio in quella atmosfera dell'arte affascinante dell'epoca della Belle Époque. Non entrerò nel dettaglio perché credetemi, la sua vita è veramente immensa, accompagnata da nomi veramente non illustri di più, e lei davvero è stata una punta, direi la punta di diamante anche per quanto riguarda proprio il riscatto femminile di quella che è stata la lotta di quell'epoca per potersi affermare al pari dei suoi colleghi pittori e scultori di quell'epoca. Quindi veramente così vi chiedo di visitare il nostro sito perché dedicherò veramente un ampio spazio a questa nostra meravigliosa connazionale. Quindi cosa vi posso dire di lei? E beh, intanto che ci sono numerosissime biografie e proprio poi in occasione di questa mostra che le è stata dedicata ci sono degli articoli stupendi e io ho cercato insomma di rimettere insieme tutte quelle notizie che mi hanno colpita per delineare un po' quella che è stata la sua vita artistica. Avrete notato che io non mi soffermo molto sulla vita privata di questi grandi uomini, in questo caso di questa grandissima donna che ci ha lasciato in eredità veramente tutto il suo talento e tutti i suoi messaggi artistici veramente notevoli, notevoli. Perché io desidero ricordare ciò che appunto ci hanno lasciato. Le loro vite private, tanto ripeto, sono pubblicamente raccontate e io invece voglio raccontarvi la bellezza dell'arte che ci hanno trasmesso e che ci hanno comunque lasciato. Vi posso dire che fu una donna veramente all'avanguardia, perché dedicò proprio la sua arte all'interpretazione della femminilità attraverso i suoi autoritratti, attraverso, diciamo così, anche i personaggi letterari e anche della storia attraverso la quale lei si è formata artisticamente. E quindi dalla figlia dell'imperatrice Teodora, ad Angelica, dell'Orlando Furioso, e poi ogni ritratto era un po' un autoritratto, quindi era una visitazione del personaggio attraverso la sua personalità e anche la sua fisicità, perché ogni personaggio ci riportava lei. E quindi io l'ho trovata veramente affascinante rincontrare Juana Romani. E quindi spero che vi faccia piacere questo ricordo e ripeto, da breve si è conclusa questa meravigliosa mostra appunto dedicata a lei a Velletri. Vi posso anche dire che
tornò molte volte in Italia, nonostante appunto il suo soggiorno a Parigi, intanto per la Biennale di Venezia, per numerosissime onorificenze che già a quell'epoca le vennero riconosciute, dalle medaglie d'oro a veramente tantissimi, tantissimi riconoscimenti pubblici, al pari degli artisti, ripeto, uomini, che vi garantisco che veramente deve aver avuto un carattere, una personalità forte, fortissima, perché affermarsi come artista in un mondo di soli uomini penso che veramente non sia stato facile. Vi posso ancora dire che le fu dedicata già al culmine della sua carriera artistica, proprio a Velletri, una scuola. Voglio proprio dirvi bene bene tutta la dicitura perché era una scuola serale di disegno applicato alle arti, poi diventò istituto d'arte ed ora è un liceo artistico. Quindi veramente come vedete, come capita, meno male, il ricordo, le memorie di questi grandi continua ad accompagnarci nel tempo e continuano ad essere fonti di ispirazione per chi prosegue questo cammino, ispirati appunto da quella che è stata la loro vita e la loro arte. E poi lascio anche, se non erro, l'apparecchio proprio, la macchina fotografica che le fu donata da Antoine Lumière, proprio il padre dei fratelli Lumière, e mi sembra che avessero detto proprio in questi ultimi articoli che al momento non era ancora stata ritrovata, però c'è una testimonianza certa appunto in merito a questa donazione che lei fece proprio alla sua città natale. E poi altra grande proprio nobiltà d'animo che emerge, un particolare della sua immensa nobiltà d'animo che emerge, e nei confronti dei giovani, diciamo così, delle famiglie un po' meno fortunate di quell'epoca, e quindi lasciò proprio delle somme affinché potessero essere utilizzate per far procedere appunto gli studi a quei ragazzi di quelle famiglie appunto che forse non potevano tanto permettersi. Quindi visitate il nostro sito www.ilcappellodirma.it in questi giorni perché, ripeto, ho dedicato un ampio spazio alla vita e alle opere di questa straordinaria artista italiana di tutti i tempi, proprio dell'era moderna e dell'epoca della Belle Époque. E poi, ripeto, per chi vuole approfondire, chiaramente troverete, ma penso che lo sapete, che la conoscete, altro che tutto ciò che desiderate sapere, che si sa di lei sempre nelle meravigliose biografie che troviamo appunto sia su Google che anche proprio su YouTube. Quindi veramente una persona splendida. Io l'ho conosciuta attraverso le sue opere negli anni e ci tenevo tanto appunto a ricordare Juana Romani, un'artista veramente con la maiuscola tutta al femminile. Grazie e arrivederci al prossimo video.